Sì, buongiorno a tutti. Seduta del 13 novembre 2020, sono le 9:40. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione sul sito del Comune di Palermo. Io purtroppo per problemi personali, subito dopo l'appello, dovrò abbandonare i lavori. Invito il signor Sapienza a chiamare all'appello. Grazie. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Presente, presente. Consigliere Bonpasso. Presente. Consigliere Dentici. Presente. Consigliere Di Vincenti. Presente. Consigliere Lupo. Presente. Consigliere Ruggero. Consigliere Schiera. Presente. Presente. Consigliere Sinopoli, Presente. consigliere Tuzzolino, consigliere Tuzzolino, assente. Allora, 9 presenti, 1 assente, consigliere Tuzzolino. Allora, presenti 9, assenti 1, la seduta è valida. Nomino. Chiedo scusa, Prego. forse ha il microfono disattivato, non lo so. Ma comunque ora lo vedo come presente, come partecipante, quindi non so perché non risponde. Comunque io devo mettere assente al momento, che Va bene. non ha risposto all'appello, quindi. Presenti 9, assenti 1, la seduta è valida. Nomino scrutatori il consigliere Buccola, il consigliere Dentice e il consigliere Sinopoli. Scusate, io Io sono lascio. presente, scusate, Ah, forse quindi non mi è arrivato. Io sono non si presente. sentiva. Presenti 10 allora. Oh, va bene, presenti 10. Gli scrutatori, Buccola, Dentici Buccola, Dentice e Sinopoli. e Sinopoli. Va Perfetto. bene, io lascio la seduta al vicepresidente. Grazie e buona giornata a tutti. Ok, presidente, la salutiamo. Dico, se ci sono dei verbali pronti possiamo leggerli. Sì, quello di ieri, un attimo solo che lo leggiamo. Senza premura. Allora, verbale della seduta del 12 novembre 2020. L'anno 2020, il giorno 12 del mese di novembre, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi delle circolari numeri 8, 10 e 11 dell'Assessorato delle Autonomie Locali, Regione Siciliana, nonché delle disposizioni numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e con avviso email della disposizione, scusate, con avviso email del 27 ottobre 2020, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge statutaria e regolamentare per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Presiede la seduta il presidente Silvio Moncada. Partecipa in qualità di segretario il struttore amministrativo signora Maria Enza Bastone, coadiuvata nelle funzioni di verbalizzante dall'istruttore amministrativo signor Mario Sapienza dell'UO Direzione Organi Istituzionali. Il presidente invita il segretario a procedere all'appello, al termine del quale risultano essere assenti i consiglieri Bonpasso e Lupo. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, alle 9:38 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Buccola, Di Vincenti e Dentici. Il Presidente chiede al segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente. Il segretario legge il verbale dell'11/11/2020. Durante la lettura, alle 9:42, partecipa alla seduta il Presidente, il consigliere Bonpasso e alle 9:44 il consigliere Lupo. Il Presidente comunica che il Sindaco ha firmato l'ordinanza numero 151 in data 11/11/2020, avente ad oggetto misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19.
con l'individuazione di aree in applicazione all'articolo 1,4 del DPCM del 3/11/2020 e di un avviso pubblico dall'area delle culture e Palazzo Zino che integra il precedente avviso del 20 ottobre 2020 in merito alle manifestazioni di interesse per la realizzazione di eventi per le feste natalizie e fine anno 2020. E di quest'ultimo documento il Presidente stesso dà lettura. Poi invita il Segretario a dare lettura dell'ordinanza sindacale numero 151 dell'11/11/2020. Chiede alla Segreteria di inviare copia a tutti i consiglieri. Il Segretario legge il documento. Il Presidente riferisce sul mancato inizio dei lavori nel sottopasso di via Perpignano, comunicando che dopo il ritardo dovuto all'incidente mortale accaduto presso il sottopasso, sono subentrati diversi intoppi burocratici riferiti all'avvicendamento dei tecnici responsabili, ritardi che mettono a serio rischio la realizzazione dei lavori, in quanto i tempi lunghi possono far scadere i termini per il finanziamento. Si è di fronte all'ennesimo atto di inefficienza da parte dell'amministrazione nella gestione. Il Presidente propone a questo punto di scorrere l'ordine del giorno al punto 6, ma il consigliere Tuzzolino chiede la parola. Il Presidente gli dà facoltà di intervenire. Il consigliere Tuzzolino chiede di intervenire sull'ordine dei lavori d'aula e ne riceve facoltà. A questo punto chiede di poter trattare tre argomenti che ritiene abbiano priorità rispetto ad altri argomenti da trattare. Precisamente si riferisce all'imminente richiesta di pagamento della Tari. Infatti in questi giorni stanno pervenendo i bollettini di pagamento. Ritiene ingiusto che le agevolazioni, sconti o sgravi siano diretti solo agli esercizi commerciali, escludendo i normali cittadini. Il secondo punto riguarda la situazione disastrosa dei mercatini, che continuano a lavorare senza il rispetto delle norme anti-Covid, ma si tende a chiudere tutta una serie di attività commerciali da non credere. Ed ultimo punto, l'organizzazione della manifestazione per il Natale. Quanto ascoltato nella lettura dell'ultimo avviso è molto grave. Per quanto sopra detto, chiedo l'approvazione del Consiglio per poter discutere nella seduta odierna. Il Presidente concorda con la proposta del Consigliere Tuzzolino, anche se ritiene che per quanto riguarda la TARI non ci sia molto da dire, in quanto un mese fa si è approvato in aula il regolamento. Per eventuali variazioni si dovranno attendere ulteriori comunicazioni. Concorda anche con la posizione sui mercatini, la maggior parte dei quali andrebbero chiusi. Ed infine ritiene appropriato, alla luce dell'ultimo avviso ricevuto, discutere sull'eventuale realizzazione delle manifestazioni natalizie. Tutti i consiglieri presenti, uno ad uno, intervengono per dare il loro assenso a quanto richiesto dal consigliere Tuzzolino. Il Presidente sulla questione mercatini, considerato il momento particolare, è da considerare insostenibile. Anche il Sindaco è intervenuto in merito con un comunicato dove esortava i mercatari e la Polizia Municipale, ognuno per il proprio ruolo, ad adottare tutte le misure atte ad evitare un incremento dei contagi da Covid. Regole peraltro concordate già subito dopo il lockdown generale, includendo anche la lotta all'abusivismo degli stand. Comunque, persistendo questa situazione, sarà inviata una nota al sindaco con la richiesta di chiusura dei mercatini, inclusi quelli storici, Ballarò, Buccidia, dove succedono cose indegne per un paese civile. Per quanto riguarda le manifestazioni natalizie, il Presidente invita ad intervenire il consigliere Tuzzolino. Alle ore 10:15 abbandona la seduta il consigliere Bonpasso. Il consigliere Tuzzolino ricorda della richiesta di rinvio dei pagamenti Tari e che la cosa non sortì effetti, ma il risultato è che oggi le attività commerciali otterranno delle agevolazioni. I cittadini, anche loro in grosse difficoltà, si chiedono se dovranno pagare o no la tassa. L'amministrazione dovrebbe attivarsi per una sospensione o almeno un rinvio del pagamento. Per quanto riguarda i mercatini, alloggio l'intervento del Presidente per la chiarezza fotografica del problema. Ribadisce che attualmente i mercatini sono sede di focolai dell'infezione dove ignari cittadini rischiano di infettarsi. In merito alle
manifestazioni natalizie, rimane basito su quanto affermato dall'amministrazione. Comunicano qualcosa così giusto per comunicarlo, non avendo idea di ciò che stanno affermando. Cioè propongono di realizzare la manifestazione da trasmettere in streaming e ad alta definizione. Ma sanno di cosa parlano? Si rendono conto che per mostrare la sfilata degli zampognari la trasmissione avrà un costo incredibilmente alto, che supererà di tanto la manifestazione in sé, con l'aggravante che non tutti i cittadini andranno a posizionarsi davanti a un televisore o a un computer per assistere a questi eventi. Non è assolutamente favorevole a questa proposta dell'amministrazione. Il vicepresidente Schiera concorda con il consigliere Tuzzolino. Queste manifestazioni nascono per creare un'aggregazione fra i cittadini, cosa che al momento non è possibile, per evitare gli assembramenti. È improponibile una trasmissione in streaming degli eventi, tenendo conto che si parla di Natale. L'amministrazione rinvii questa attività a tempi migliori, magari a Pasqua, con la speranza che la situazione migliori. Ribadisce di conoscere, di concordare con il collega Tuzzolino per quanto riguarda la Tari, condivide un eventuale aiuto a tutti i cittadini che al momento attraversano un momento difficile. Alle 10.23 abbandona la seduta il consigliere Buccola e il consigliere Ruggero. Il consigliere Lupo si trova d'accordo con il vicepresidente Schiera e con il consigliere Tuzzolino e propone di accantonare queste somme per momenti migliori o istituire un fondo di solidarietà per i più bisognosi, proprio in considerazione delle festività natalizie. Alle ore 10.32 abbandona la seduta il consigliere Dentici. Il presidente concorda in pieno con quanto riferito dal consigliere Tuzzolino e ritiene molto valida anche la proposta del consigliere Lupo, ma si potrebbero dare altrettanti segnali positivi alle periferie installando addobbi natalizi, luminarie e diffondendo musiche a tema natalizio. Purtroppo anche oggi il bollettino Covid non è incoraggiante, quindi si dovrà vedere quella che sarà l'evoluzione degli avvenimenti. Oggi è stato comunicato che 14 persone, tra infermieri e personale sanitario dell'ospedale civico, sono risultati positivi. Ribadisce e concorda con il consigliere Tuzzolino che il bando va sospeso perché mancano le condizioni per la sua realizzazione e che le somme vengano destinate ad altro. Alle 10.40 abbandona la seduta il vicepresidente Schiere e alle 10.44 il consigliere Sinopolo. Il consigliere Tuzzolino ringrazia il presidente per i suoi interventi, con i quali dà un parere sulla questione e fornisce delle proposte condivisibili. Il consigliere Di Vincenti non è potuto intervenire prima a causa di una connessione ad intermittenza, ma comunque ha avuto modo di ascoltare gli interventi e dichiara di concordare con quanto riferito sia dal presidente che dal consigliere Tuzzolino e dal vicepresidente Schiera. Il presidente comunica che sarà stilato l'ordine del giorno integrativo più un ordine del giorno specifico sull'argomento fin qui affrontato. In assenza di comunicazione alle 10.47 il presidente chiude la seduta. Grazie per la pazienza. Andiamo a porre l'ordine del giorno per trattare il primo argomento dell'ordine del giorno. E allora, se seguiamo la scaletta, dobbiamo tornare indietro dall'ultima mozione e andare a trattare la mozione G del vicepresidente Schiera, reinstallazione di numero 1 palo di illuminazione dismesso per motivi di sicurezza in via Tommaso Marcellini, altezza civica 88. Possiamo procedere, vicepresidente? Grazie. Allora, un attimo che prendiamo la mozione e la leggiamo. Reinstallazione numero 1 palo di illuminazione dismesso per motivi di sicurezza in via Tommaso Marcellini, altezza 588. Il sottoscritto vicepresidente Alessandro Schiera, a seguito di richieste e lamentele di residenti
e constatata la pericolosità della strada rimasta parzialmente al buio, chiede la reinstallazione di un palo di illuminazione in via Tommaso Marcellini, altezza civica 88, precedentemente dismesso per problemi di sicurezza. Per quanto sopra, il sottoscritto chiede al Consiglio della quarta circoscrizione l'approvazione della presente mozione e al Presidente di attivarsi presso gli organi competenti. Cordiali saluti, il Vicepresidente Vince e Alessandro Schiena. Grazie. Allora, espongo brevemente la mozione, visto che questo argomento l'abbiamo trattato negli ultimi anni abbondantemente. Purtroppo, diciamo, nella nostra zona gli impianti di illuminazione ormai sono vetusti e molto pericolosi, quindi per motivi di sicurezza giustamente vengono tolti, ma il problema non è che vengono tolti, il problema è che non vengono mai più messi. E ci sono alcune zone della nostra circoscrizione completamente al buio perché più di un palo di illuminazione viene tolto e poi si aspettano anni per sostituirne qualcuno ogni tanto. Quindi io con alcuni cittadini ci siamo fatti il giro della nostra zona e abbiamo fatto una specie di controllo, tra virgolette, di quelli che mancano e abbiamo visto che in via Marcellini Alta, cioè la parte vicino dove c'era la Cosmed, diciamo, manca questo palo di illuminazione che è già da un bel po' di tempo che è stato tolto. Visto che la zona come a Calà del Sole diventa pericolosa e non è molto trafficata, dico questo palo di illuminazione sarebbe necessario, essenziale per la sicurezza dei cittadini che abitano in questa zona che è molto ampiamente abitata. Quindi chiedo al Consiglio se è d'accordo di approvare la mozione per mandarlo direttamente all'amministrazione comunale per potersi attivare sia per questo che per altro, sia per questo che per altro, diciamo, subito attivarsi e sfruttare questi finanziamenti che dovrebbero arrivare dal Recovery Fund e tutti gli altri finanziamenti che dovrebbero arrivare dall'Europa per cominciare a sistemare gli impianti di illuminazione che in questa zona sono molto, molto vetusti e molto pericolosi. Quindi do la parola al consigliere De Vincenti che ho visto che ha chiesto la parola nella chat. Allora, signori, buongiorno. Intanto, dico, io conosco bene il problema esposto al vicepresidente su via Marcellini. Effettivamente è molto importante l'installazione di questo nuovo palo perché nelle ore serali l'illuminazione è abbastanza scarsa. Ed effettivamente anche a me alcuni cittadini mi avevano chiesto questo intervento e perciò dico io sono a favore dell'approvazione di questa mozione. E con la speranza che venga installato nel più breve tempo possibile, proprio per un problema di incolumità pubblica. Perciò anticipo il mio voto favorevole. Grazie consigliere De Vincenti. Altri Posso, interventi Presidente? in merito alla mozione? Forse Scusate, è caduta la linea. la sento, Dico posso? se è qua. Certo, consigliere tutto lì, prego. Sì, ovviamente anch'io a sostegno della mozione del vicepresidente, che peraltro sostiene degli interventi che stiamo chiedendo con forza un po' tutti, vista la situazione della carenza degli impianti di illuminazione. Io fino a stamattina ho dibattuto su alcune questioni che riguardano la via Bertini, il quartiere Villa Tasca, via Vinci, eccetera. Quindi c'è un'esigenza forte in questo momento in tutta la circoscrizione, vista la situazione purtroppo che abbiamo subito, che riguarda lo spegnimento di tantissime lampade, adesso non le so quantificare, ma forse centinaia. Via Marcellini è una di quelle, e si va a inquadrare anche nell'esigenza, nelle priorità, così come tutte le altre che stiamo proponendo. Per cui mi trovo assolutamente d'accordo e sono favorevole all'approvazione. Posso, vicepresidente? Prego, consigliere Ruggeri. Sì, come già dicevano i miei colleghi, non posso essere favorevole alla mozione. Tra l'altro, come ben accennava lei, questo è il motivo,
di una forte pressione che stiamo facendo come consiglio della quarta circoscrizione, e come si denota tra l'altro dalle richieste fatte con forza ultimamente per iniziare veramente a trovare una soluzione per quest'anno suo problema, che la parola principale è la più importante, l'ha detta lei: il problema non è che si vengono tolti, il problema è che devono essere rimessi. Quindi tra l'altro parliamo di un tratto di strada abbastanza trafficato come altri della nostra circoscrizione, e mi auguro solamente che questa amministrazione assente in tante cose possa prendere provvedimento e reinstallare nel più breve tempo possibile i pali dismessi, che dovrebbero essere, se sono ancora, all'incirca 400-500 pali, che si spera, ripeto, vengano finanziati e collocati. Quindi non posso solo che essere favorevole, anticipo il mio voto sulla mozione. Grazie. Grazie consigliere Ruggero. Dico altri interventi? Posso, Presidente? Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Diciamo che è stato detto già tutto dai miei colleghi. Io non posso che essere favorevole a quella che è l'approvazione di questa mozione, che tocca sempre uno dei tasti critici e una problematica abbastanza seria e importante, quella che è appunto l'illuminazione pubblica ad oggi per quanto riguarda la nostra circoscrizione. Come dicevano infatti bene i miei colleghi, hanno tolto centinaia di pali, ora pian piano ma in maniera molto rilenta si stanno cercando di rimpiazzare. Una di queste è la via in oggetto da lei illustrata, e quindi io non posso che essere favorevole a quella che è l'approvazione della mozione, anche perché appunto mancando l'illuminazione in determinate strade, e per quanto riguarda via Tommaso Marcellini, diventa un problema di incomodità pubblica. Ho finito, Presidente, grazie. Grazie consigliere Sinopoli. Posso intervenire? Prego consigliere Bonpasso. Sì, allora intanto anticipo il mio voto anche favorevole. Conosco la via in oggetto e le criticità che ci sono nella via e nelle altre vie che abbiamo citato nei giorni addietro. Sono sempre dello stesso pensiero io per quanto riguarda l'MG, che ha fatto un errore eclatante non avendosi organizzata bene prima di dismettere i pali, di avere gli altri, perché è impossibile che ogni giorno noi dobbiamo promuovere delle mozioni per mettere i pali già esistenti. È una cosa fuori dalla logica per una città come Palermo. Grazie. Grazie consigliere Bonpasso. Altri interventi? Posso, signor Presidente? Prego, consigliere. Allora, io come sempre, quando si tratta di incolumità e sicurezza per i cittadini, voto sempre favorevole alle mozioni presentate dai consiglieri. Però viene molto facile all'azienda MG, diciamo, togliere, dismettere i pali di illuminazione e dopo, subito dopo, non installarli. E questo, diciamo, che è un vizio un po' di tutti, anche che porto un esempio pratico su quanto riguarda le buche. Quindi noi abbiamo mezza circoscrizione con le buche stradali e buche nei marciapiedi. Ancora queste buche sono ai tempi quando c'è stato l'alluvione al Festino, mi pare, se vi ricordate bene. Quindi ci sono ancora delle buche stradali, porto per esempio in via Giuseppe, la strada quella che porta al villaggio di Santa Rosalia, dopo che c'è una discarica che per ora non... via Giuseppe Libassi, via Piazza Montegrappa, anche in via Pigre vedo delle buche, diciamo, storiche dal 14-15 di luglio. Quindi viene sempre facile a questa amministrazione magari mettere la segnaletica stradale di un pericolo e dopo se ne lavano le mani e non fanno niente. Quindi diciamo che si dovrebbero dare una smossa subito le municipalizzate, più che altro. E parlo della RAP, parlo della MG,
Parlo anche della reset per quanto riguarda il ripristino dei marciapiedi, quando gli alberi con le proprie radici sollevano i marciapiedi, vengono a mettere in sicurezza e tutto rimane lì per mesi, mesi, mesi e mesi. Quindi io spero tanto che magari facciamo finire questa pandemia, perché per ora c'è la scusa della pandemia. Ora c'è la scusa della pandemia, ma diciamo che questa amministrazione è stata sempre così, diciamo, menefreghista su quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. Comunque, ringrazio al vicepresidente Schiera, di aver presentato questa mozione, e rimango speranzoso che al più presto tutte le nostre emozioni in merito alla reinstallazione dei pali dismessi venga effettuata. Grazie per la parola. Grazie consigliere Lupo. Qualche altro intervento da parte dei consiglieri? Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione per chiamata nominale. Signor Sapienza? Sì, ok. Presidente Grazie. Montada assente. Consigliere Buccola. Favorevole. Consigliere Favorevole. Basso. Favorevole. Consigliere Dentici. Favorevole. Consigliere Di Vincenti. Consigliere Di Vincenti. Favorevole. Consigliere Lupo. Favorevole. Consigliere Ruggero. Favorevole. Vicepresidente. Favorevole. Consigliere Sinopoli. Favorevole. Consigliere Tuzzolino. Favorevole. Vincenti favorevole. Sì, ok. Allora, presenti 9, favorevoli 9. Allora, approvata all'unanimità dei presenti la mozione, ora procediamo a eventuali comunicazioni da parte dei consiglieri. Se qualche consigliere ha comunicazione da fare, prego. Sì, Presidente, posso velocemente un Prego, appunto? consigliere Ruggero. Io con piacere stamattina leggevo un articolo sul Parco Castellano, dico, credo che sia di stamattina, che già il sindaco in pompa magna dà la tempistica dell'amministrazione dicendo che tra marzo e aprile il parco sarà aperto sempre se i risultati saranno positivi. Quindi, diciamo, mi volevo rallegrare, dico, graziosamente non ha citato la quarta circoscrizione, dico, ma va bene così. Grazie consigliere Ruggero, speriamo che sia finalmente la volta buona. Altre comunicazioni da parte dei consiglieri? Signor Vicepresidente, posso? Prego, prego. No, io soltanto per ricordare, non so se il signor Sapienza è a conoscenza. Allora, io dei giorni fa avevo segnalato nelle mie mozioni presentate in merito alla messa in sicurezza dell'aiuola a Piazza Pagliarelli, adiacente l'entrata della scuola Giuseppe Mancini. E dopo è sempre per quanto riguarda l'abbellimento urbano delle aiuole della stessa Piazza Pagliarelli, per dare un'accelerata e un sollecito a questo intervento. Io non so se già sono state evidenziate queste mie emozioni al Presidente, come che lui stesso ne aveva fatto richiesta. Io so che la signora Bastone si sarebbe occupata di rintracciarle e farle avere al presidente, però al momento non ne ho notizie. Ok, va bene. Grazie consigliere Lupo. Dico, altri consiglieri hanno comunicazione da fare?
Visto che non ci sono altre comunicazioni da fare, chiudiamo la seduta e ci aggiorniamo lunedì alle 9:30. Chiedo al signor Sapienza di bloccare la registrazione. Okay. Buona giornata. E arrivederci a tutti. Buon weekend. Buona giornata.